Ora vi volevo far vedere da più vicino le nostre culle in vimini. Innanzitutto parliamo dei supporti. Quello a destra è la struttura a gancio. Grazie al meccanismo è molto stabile, supporta più di 60 kg provati di peso. La colletta regala al tuo bambino la sensazione di assenza di gravità, proprio come si sentiva all'interno del pancino della tua mamma. In queste collette dormono una meraviglia. Passiamo alla prossima struttura, quella a dondolo. Grazie ai suoi movimenti il bambino può dondolare anche da solo, quindi una volta che si muove il lettino inizia a dondolare e poi anche tu con un tocco leggero della mano puoi regalare al tuo bambino la sensazione di movimento dentro il pancino. Un altro tipo di strutture che abbiamo sono quelle a ruote, su richiesta ve le faccio vedere, ci sono le ruote piccole e le ruote grandi. Ogni culletta ha in dotazione un paio di maniche che vi permette di alzarla. Essendo in vimini non ha un peso esageratamente importante, quindi anche essendo in gravidanza la puoi trasportare. Le due modelle delle cullette che abbiamo a disposizione è quella con il cappuccio e quella senza il cappuccio, perfetta per la stagione estiva. Per quanto riguarda i materassini, puoi chiedere anche di farne e di avere uno in dotazione. I materassini sono fatti in questo modo, di una rigidezza media, medio rigidi, quindi il tuo bambino si troverà perfetto sul nostro materassino. Per quanto riguarda i paracolpi, potresti decidere di non aggiungerli, quindi troverai solamente la struttura della culla, oppure aggiungere i paracolpi fatti a bonbon come in questa esposizione, oppure ad esempio decidere di fare i paracolpi fatti a treccia, se preferisci. Oppure quelli che coprono la culla, si chiamano anche paracolpi a taccuino oppure paracolpi soft, che occupano poco spazio dentro la culletta. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time slipping through my fingers all the time. I try to catch her every minute, the feeling in it slipping through my fingers all the time.